Per concludere con due cose, siccome di mestiere faccio l'intellettuale, mi tocca almeno concludere con un paio di dotte citazioni. E questo è un libro di giornalismo, di quel giornalismo che non fa quasi più nessuno. In una presentazione ricordo che Marco disse, oppure assentì a un'affermazione del genere: in una democrazia normale libri come questi non dovrebbero avere ragion d'essere, perché di queste cose dovrebbero parlare tutti i giorni i telegiornali, e quindi, diciamo, libri di questo genere potrebbero avere una ragion d'essere del tutto diversa, riassumere per il pubblico ciò che il pubblico però già sa, rimanere documentazioni e non diventare dei casi tacciati di scandalo perché raccontano quello che dovrebbe essere raccontato ogni giorno al TG1 e al TG5. Che questo sia veramente fondamentale per la democrazia, che senza questo non ci sia più democrazia. Lo diceva un grandissimo storico francese, Jules Michelet, lo scorso due secoli, no, un secolo e mezzo fa ormai. Era uno dei grandi luminari della cultura francese dell'epoca, ha scritto La storia della rivoluzione francese, che rimane un classico ancora oggi. Nel 1848, mentre faceva lezione all'università, scoppia il famoso 48, in cui gli studenti hanno una parte importante. Interrompe il suo corso e fa un corso sulla figura dello studente. In questo corso, a un certo punto, dice una brevissima frase sul giornalismo che secondo me dovrebbe essere messa su tutte le tessere dei giornalisti italiani, a loro memento di che cos'è il giornalismo. Diceva Jules Michelet: la stampa persegue una missione estremamente utile, estremamente pesante e faticosa, quella di costituire una censura continua sugli atti del potere. Il giornalismo o è questo o non è giornalismo. Si chiama giornalismo, ma è semplicemente la funzione dei lacchè. E l'altra citazione con cui vorrei concludere, dedicandola a Walter Veltroni, è una citazione di Hannah Arendt, quando parla del male minore, ma mi è venuta in mente perché noi ci sentiamo sempre dire come giustificazione di fronte a tutti i cedimenti o a tutto il servilismo e la servitù volontaria della non opposizione che loro lo fanno per il nostro bene, in sostanza, perché quello è il male minore. Hannah Arendt è la studiosa che ha scritto il libro fondamentale sul totalitarismo. Totalitarismo come male radicale, il totalitarismo come il male maggiore. Una che quindi se ne intende come studiosa, ma l'ha vissuta sulla sua pelle. È dovuta emigrare agli inizi del nazismo, quando appunto tanti suoi colleghi, anche ebrei, sottovalutavano quello che stava accadendo e ne hanno poi pagato appunto tragiche conseguenze. Lei invece si impegnò subito nella lotta, andò a Parigi, organizzava le fughe dei bambini ebrei dalla Germania verso la Palestina, cioè non è solo una studiosa. E nell'America degli anni 50, dove appunto in nome dell'anticomunismo si schiacciavano col maccartismo alcune fondamentali libertà, e però si diceva è il male minore perché dall'altra parte c'è la Russia di Stalin, quindi scriveva così: tutti questi mali senza dubbio sono mali minori se paragonati al totalitarismo, siano essi tirannie, dettature, la miseria e lo sfruttamento spudorato dell'uomo sull'uomo, il modello imperialista di oppressione ai popoli stranieri o ancora la burocratizzazione e la corruzione dei governi democratici. Mali minori. Ma i problemi nascono quando si giunge alla conclusione che allora non vale la pena di combattere nessun altro male minore, perché bisogna combattere il totalitarismo
degli avversari. Eppure, diceva Hannah Arendt, ogni evidenza storica e politica indica chiaramente il nesso assai stretto che esiste tra il male minore e il male maggiore. La conclusione ovvia che si dovrebbe trarre da una comprensione autentica di un secolo così gravido di rischi del sommo male è la negazione radicale del concetto stesso di male minore in politica, poiché il male minore, la condiscendenza verso il male minore, lungi dal proteggerci dai mali maggiori, i mali minori ci hanno invariabilmente condotto ai primi. Il pericolo maggiore insito nell'identificazione del totalitarismo come la maledizione del secolo consiste proprio nel farsene ossessionare al punto da diventare ciechi di fronte ai numerosi mali minori che appunto poi al totalitarismo ci porteranno. Questa è la logica cieca di una non opposizione ormai da 15 anni a questa parte, alla quale dobbiamo saper reagire prendendo noi nelle nostre mani la possibilità di un'opposizione democratica coerente.